Voglio raccontarvi la storia più bella del mondo. Io l'ho letta nel libro che si chiama La Bibbia. Dunque, tanto e tanto tempo fa, sulla terra non c'erano le città. Non c'erano neppure le piante, né i prati, né gli animali. E neppure la pioggia, e neanche le stagioni. Ma non c'erano neanche gli uomini, né le donne, né i bambini. Non c'era neppure la terra, e non c'era né la notte, né il giorno. Dunque, tanto e tanto tempo fa, che nessuno lo sa, non c'era niente di niente, e non si poteva vedere niente, perché non c'era da vedere proprio niente. Ma c'era lo Spirito del Signore, ed ecco che la sua voce chiama la luce con il suo nome, e la luce illumina tanta acqua, scura e buia. E fu questo il primo giorno, quando in principio creò il Signore il cielo e la terra. Poi la voce del Signore chiama il cielo con il suo nome. E così sotto il cielo c'è il mare, e sopra il cielo si rifugia la pioggia. Ed è questo il giorno secondo del mondo. Poi la voce del Signore chiama la terra del mondo, e il mare si ritira nel suo letto. E tutta la terra si veste di verde. Ed è questo il giorno terzo del mondo. Poi la voce chiama il sole con il suo nome. Così la terra si riscalda durante il giorno. E chiama la luna con il suo nome, per fare meno buia la notte. E chiama le stelle, perché guidino le stagioni e il mondo possa cambiare spesso il suo vestito. E questo è il quarto giorno del mondo che comincia. Ed ecco, la voce chiama gli abitanti del mare e tutti i piccoli uccelli che sanno volare e cantare. E questo è il quinto giorno del mondo che sta per cominciare. Ed ecco che la voce del Signore chiama ogni tipo di animali, perché vengano a correre e saltare e godano con i loro giochi questo bel mondo che sta per cominciare. Ed è questo il sesto giorno del mondo che la voce del Signore vuole rallegrare. E adesso il Signore crea l'uomo, lo crea a sua immagine e somiglianza, e le cose belle che ha creato a lui vuole regalare. È questo il settimo giorno del mondo che sta per cominciare, e al settimo giorno il Signore si vuole riposare. Vuole che questo giorno uomini e terra e tutti gli animali debbano riposare.